innanzitutto registriamo che Napoli non ha la situazione di Milano, non ha la situazione di Roma, nonostante una città molto più piccola e con una concentrazione molto più alta. Io vedo una partecipazione anche di tutti i cittadini a comportamenti anche più virtuosi rispetto al passato. Noi abbiamo messo in campo delle azioni importanti per ridurre il tasso di inquinamento, la riduzione delle autovetture, un rafforzamento del trasporto pubblico, e credo la cosa che più mi incoraggia è un risultato che abbiamo raggiunto, che mai era stato raggiunto nella nostra città, cioè l'ordinanza ottenuta dall'autorità portuale. Qualcuno pensa che l'inquinamento siano solo le macchine, invece sono anche i riscaldamenti degli edifici, e noi abbiamo emesso un'ordinanza da quel punto di vista. Visto che sembra primavera, non c'è bisogno di tenere aperto il riscaldamento per tanto tempo, è bene che le persone lo facciano in autogestione. Se non lo fanno in autogestione, c'è stata un'ordinanza che abbiamo emesso. Ma il porto, quello di eliminare i combustibili particolarmente pericolosi che si sprigionano dalle navi, alcune navi nel porto, in questo devo ringraziare anche l'autorità portuale e il commissario che ha recepito tutte le nostre indicazioni, in particolare del vice sindaco e assessore all'ambiente, ed è un risultato storico. Poi continueremo nella mobilità sostenibile nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, con ovviamente sempre più un incentivo sul trasporto pubblico, la mobilità alternativa, anche quello di stimolare le persone a camminare per strada anche come stanno facendo in questi giorni. Quindi insomma, Napoli sicuramente si considera una città che punta a una mobilità completamente alternativa rispetto all'uso delle autovetture private. Chiaramente, per poter consolidare i nostri sforzi, ci auguriamo che possano finalmente arrivare anche delle risorse economiche dalla regione che tanto attendiamo, perché le risorse economiche ci consentiranno per esempio di poter utilizzare, avere nuovi autobus su gomma, che sicuramente a quel punto con una campagna di comunicazione potremmo ridurre ulteriormente anche le autovetture private. Nel 2016 avremo anche i nuovi treni della metropolitana, più lunghi e più funzionali. Quindi insomma, gli investimenti nella direzione della riduzione dello smog, una migliore vivibilità e una mobilità sostenibile e più efficace sono stati messi in campo e programmati da tempo.